Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo sarà un mukbang. Vorrei cercare di farne di più quest'anno, devo appunto rispondere alle vostre domande. Vi ho chiesto nel box su Instagram di farmele, quindi se ancora non mi seguite lì, andate subito, così la prossima volta potete chiedermi qualcosina anche voi. Stavolta sono andata a prendere la Poké, o la Poc, insomma. Eccola qui, guardate che bellina. Tra l'altro avevo chiesto il Philadelphia al posto delle alghe wakame, perché non le mangio di solito, però staremo a provare. Qui le mie super bacchette che ho preso da Daiso. Ora la parte più brutta, non so se voi siete team lo mangio così senza mescolarlo o gli do una bella smucinata, come si suol dire qui a Roma. Io team assolutamente smucino. Anzi, fatemi provare subito le alghette così da sole, perché vedo tutti che impazziscono. Ma sono buone. Allora, non so se è normale o se è come le fanno qui. Sono un po' piccantine e mi ricordano qualcosa. Cioè, sono un po' marine, sanno un po' di pesce. Vabbè, non sono malissimo. Nuova scoperta. Quindi, iniziamo in tutto ciò con le domande. Prima cosa che vi incuriosisce sempre tantissimo e di cui mi chiedete spesso è mia sorella. Tra l'altro, quanto è bello questo salmone tutto così juicy. Allora, per chi non lo sapesse, non sono figlia unica. Ho una sorella più piccola. Chi mi segue da tanti anni lo sa, perché tanto tempo fa, quando ovviamente lei stava più a casa, facevamo molti video insieme. Per un periodo ho avuto anche lei un canale su YouTube. Non la vedete più tanto a casa, perché lei è andata a vivere insieme al suo fidanzato, perché è di Caserta. Quindi per stare insieme, dopo il lockdown e tutto, dovesse risuccedere qualcosa se ci bloccano, almeno stiamo insieme. Però adesso qual è la novità? Che lui è stato preso per fare il militare. E non so se lo sapete, ma prima bisogna fare un periodo di training, diciamo. E quindi adesso mia sorella tornerà a stare qui con noi. Domani infatti la andiamo a prendere, perché ovviamente lei ha la sua macchina. Ha preso la patente da poco. È una di quelle che ho la patente o la macchina, ma non guido perché ho paura. Va bene. Sorvoliamo questo argomento. E quindi io e mia madre la andiamo a prendere. Fatto sta, qual è il nostro rapporto? Allora, io dovete sapere che sono una persona molto chiusa. Nel senso, se ti serve qualsiasi cosa, io ci sono sempre per parlare, per fare, eccetera. Sono una persona in realtà che dimostra il suo affetto molto di più con i fatti che con le parole, perché riesco meglio in questo modo. Quello poi sta ad ognuno di noi, come siamo fatti, eccetera. Quindi non so neanche bene come spiegarvi questa situazione. In realtà diciamo che io e mia sorella abbiamo un rapporto normale. Non siamo né legatissime da essere sorelle / migliori amiche, né appunto non ci parliamo e non ci rivolgiamo parole. Ripeto, non saprei neanche bene come altro descrivervela. Probabilmente lo sapete che esiste, ma dite, non si vede mai, non si sente mai. Cioè, sta bene, tutto ok, domani torna, quindi sicuramente la vedrete di più. C'è da dire che abbiamo due caratteri completamente differenti. Cioè, io sono proprio la pecora nera della famiglia. Avete presente? C'è sempre una persona in tutte le famiglie che è quella strana, sola, che vuole fare cose diverse dal solito, no? Invece lei vorrebbe semplicemente casa, famiglia, cose stabili, normali, bla bla bla. Quindi sicuramente anche questo incide. Magari quando eravamo piccole, anche per il fatto che io ero appunto più grande, lei faceva un po' più le cose che facevo anch'io. Però ci vogliamo bene, questo è poco ma sicuro. È buonissimo comunque questa poke fatta così, eh. Se posso consigliarvi, adesso vi dico anche quelle cose che ci ho messo. Riso basmati, salmone marinato, poi quelle di Poke House sono le mie preferite. Ho provato poke da tutta Italia, questa rimane la mia preferita. Appunto avocado, alghe, pomodori, edamame, cipolla rossa. E Betta, questa ragazza, mi chiede anche se mi sarebbe piaciuto avere altri fratelli o sorelle. In realtà io, ragazzi, non so se è perché anche le mie amiche ho sempre visto, no, che avevano questa situazione eccetera, ma io ho sempre voluto avere un fratello maschio più grande. Poi sono cresciuta e ho capito che effettivamente non è che proprio loro fossero felicissime. Ci sono i lati negativi. Però avrei sempre voluto sperimentare un fratello maschio. Però ragazzi, cioè, va bene così. È andata così, questo è. Prossima domanda me la fa Martina. Tra l'altro, quando siamo state in Corea, ci siamo anche viste, perché lei è venuta un pochino dopo di me, quindi l'ho portata, insomma, un po' in giro. E lei mi chiede appunto quando torni in Corea. Questa cosa in realtà me la chiedete tutti costantemente. Questo box che ho messo era pieno di queste domande. Ora ho capito di essere stata additata come quella della Corea, praticamente, molto bene. Non era questo il mio intento, non era questo quello che volevo fare. Non è una situazione facile, non è un viaggio che si fa dall'oggi al domani, ci sono cose da organizzare, bla 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 bla. Sapete anche quello che mi è successo ultimamente con incidente, macchina e tutto. Se ve lo siete persi, ogni tanto qualcuno mi viene a ridire, ma cosa è successo, Ilaria, stai bene? C'è il video sul canale dove vi spiego tutto. Ovviamente c'è l'intenzione di tornarci, stiamo valutando quando appunto riuscire a fare tutto questo. Poi vi ho detto, c'è anche il viaggio con voi in programma che stiamo organizzando. Quindi insomma sono tante le cose in ballo, non è
così semplice, però assolutamente quest'anno, ecco, aspettatevi un grande ritorno, quello ve lo posso dire con certezza. Poi questa è una domanda molto carina e spero di potervi anche qui essere utile, come tutto il resto delle cose che faccio, spero sempre possano essere utili a qualcuno, magari vederle fare a me vi può dare una nuova prospettiva. Come fai quando hai il momento no? È una domanda non facile ovviamente, ognuno affronta i momenti no a modo proprio, c'è chi si chiude, chi reagisce, chi cerca altri stimoli, chi se la prende con qualcuno. Io sono una di quelle che prima tendeva, devo essere onesta, a tenersi tutto dentro. Non so se è anche un po' il mio segno che è il toro, io mi ci relaziono molto perché mi ci ritrovo proprio tanto. Siamo persone che non vogliono far pesare i propri problemi sugli altri, quindi molto spesso appunto quando avevo qualsiasi tipo di problematica eccetera eccetera non lo condividevo mai con nessuno perché non volevo appunto che i miei problemi diventassero anche di altri. Però sbagliavo, a volte è giusto prendersi i propri momenti, stare bene da soli, questo ve l'ho sempre detto e cerco sempre di insegnarvelo. Però ecco, quando si hanno dei momenti no, è giusto anche farlo sapere agli altri. Perché se vi tenete tutto dentro, a un certo punto scoppiate ed è peggio. Quindi se potete e avete qualcuno che vi aiuta, fatevi aiutare. Se è un periodo proprio no e non sapete da che parte andare, non capite cosa fare, affidatevi a persone che lo fanno di mestiere, come gli psicologi. Molte persone hanno ancora questo tabù di dover andare allo psicologo. Vi svelo una cosa: per un periodo di tempo sono andata anch'io dallo psicologo. Quando ero più piccola ero molto chiusa, molto timida, che poi in realtà si è scoperto che non è timidezza ma è riservatezza, che sono due cose completamente differenti. Io cerco sempre di spiegare questa differenza: chi è timido è timido, chi è riservato è una persona riservata, ma non vuol dire che sia timida, o viceversa comunque, perché poi una volta che mi si conosce mi potete dire tutto tranne che sono timida. Quindi non abbiate paura di affidarvi a chi di dovere se appunto questo periodo dovesse prolungarsi per troppo tempo o non sapete proprio dove andare perché vedete tutto buio. Come dico sempre, nella vita solo a una cosa non c'è rimedio, per il resto si può sempre fare qualcosa a riguardo. Ovviamente ci sono i periodi no perché è normale, non saremo esseri umani altrimenti, ma dobbiamo capire che sono periodi e che passano. Cercate di stare con le persone che vi fanno stare bene, di fare le cose che vi fanno stare bene. Curatevi da dentro proprio, deve partire ovviamente tutto da voi, ma ripeto, poi si può essere aiutati anche da altri. Ora ci facciamo una domandina sul K-pop, visto che quando ho detto che non avrei più parlato poi mi avete tutti detto no Ila per favore parlane, io ne potevo parlare solo con te, mi faceva piacere seguire una persona, quindi ragazzi ne parleremo ogni tanto. Questa cosa nel mentre non finisce più, cioè io sto continuando a mangiarla ma come vedete è tutto pieno, devo capirla questa cosa. Allora, il K-pop in realtà l'ho conosciuto tantissimi anni fa. L'altro giorno ho ritrovato una rivista del CIE dove mi avevano fatto un'intervista e c'era proprio un articolo prima della mia pagina, tutto torna, vedete, quel destino è beffardo, tutta dedicata al K-pop. C'erano le Girls' Generation, gli NCT, insomma. Comunque, fatto sta che io sono sempre stata molto affascinata dalla cultura asiatica in generale. Mi ricordo seguivo una ragazza che faceva dei video, lei era americana e si era trasferita in Corea, quindi avevo iniziato già da lì un po', no, a capire, sentire eccetera. E quando ho cominciato a seguire qualcuno di nuovo su YouTube specialmente, poi la homepage vi consiglia anche cose relative appunto alla persona che avete seguito. Quindi mi erano cominciati a uscire un po' di videoclip di gruppi K-pop. Io al tempo seguivo ancora i One Direction, quindi ero un po' in quel flusso lì, però ho apprezzato tantissime delle canzoni, tant'è che nel mio iPod avevo proprio anche le canzoni scaricate. Mi ricordo in particolar modo qualche anno fa, credo fosse il 2019, che io mi ero proprio appassionata, mi ero proprio messa lì a vedere eccetera eccetera il video musicale di Fake Love, che è appunto una delle canzoni di BTS. Ora, tutto avrei immaginato che 4 anni dopo ci saremmo ritrovati qui, ma comunque tutto è partito da quella. Poi da lì, diciamo che col fatto che a me piace molto trucco, abbigliamento eccetera, mi ero anche messa a guardare tutto quell'aspetto lì. E poi c'è stato il famoso video K-pop che avevo fatto anche qui sul canale, che hanno visto poche persone, che ho messo privato perché ragazzi quel video è di un imbarazzo totale. Dopo che avevo iniziato a vedere il K-drama True Beauty, tutti mi avete detto che uno dei ragazzi protagonisti faceva parte appunto di un gruppo musicale K-pop che sono gli Astro, e da lì non ne sono più uscita sostanzialmente. Ufficialmente, diciamo, è partito tutto da loro. Poi ci sono stati Stray Kids, poi ci sono stati BTS e poi adesso, ragazzi, io rapita ufficialmente dai BTS, ma lo sapete. Quindi questa è la storia curiosa e affascinante, però parte veramente da tanti, 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 tanti anni fa. Solo mi ero ripromessa che non ci sarei più cascata e invece è così qua. E lo continuate a vedere tutti benissimo come è finita la
questione. Ma va bene così, ormai l'ho accettato, condividiamo tutti questa passione e sono molto felice se posso parlarne appunto con più persone possibili. E non sapete tra l'altro il piacere che mi date quando mi scrivete proprio: ho iniziato a seguire questo gruppo, ho iniziato a appassionarmi a questa cultura grazie ai tuoi video, eccetera eccetera. Mi fa super piacere. E qui ci riallacciamo anche a un'altra domanda che mi fa Valentina, che mi chiede come reagisce alle cose che vengono dette su di te su Twitter. Anche di questo tempo fa avevo fatto un video, avevo cercato di rispondere, di avere un dialogo con queste persone, ma ovviamente non si può. La vera cosa, il vero punto è che la maggior parte delle cose sono tutte cose finte, oppure cose che vengono capite male da altre cose, insomma c'è un misunderstanding generale. Mi dà solo tanto fastidio il fatto che chi non mi conosce legge le cose e le prende per vere a prescindere, no? Come se ognuno poi non avesse una testa pensante propria. E soprattutto che si vengano inventate tante cose. Ho letto delle robe, perché poi adesso sinceramente non mi metto neanche più a leggerle. Io sarei dovuta essere in posti dove non sono mai stata. Avrei fatto cose che non ho mai fatto. Avrei avuto tatuaggi che non ho mai avuto. E insomma eccetera eccetera eccetera. Chissà sa, altrimenti sto parlando così. Mi spiace solo che queste persone non sfruttino il loro tempo in maniera migliore, piuttosto che stare a vedere e a giudicare tutto quello che faccio nella mia vita. Mi sembra un po' un atteggiamento ossessivo. Quindi mi auguro che prima o poi trovino insomma la loro pace, la loro serenità, tutto questo. Gli posso augurare solo il bene, non come fanno con me che invece me ne augurano di ogni. E insomma, più che darmi una grattatina, io questo posso fare. Tanto chi mi conosce e mi vuole bene sa la verità, quello è l'importante. Ultima domanda, l'ho lasciata per ultima perché è un argomento molto delicato, ci andrebbe fatto proprio un video apposta, quindi poi se vi interessa, se volete che io vi parli meglio di tutta questa cosa, ne parleremo appunto meglio, perché bisogna sempre stare attenti. Qual è il tuo rapporto con il cibo ora? Hai mai avuto problemi di DCA in passato? Allora, per chi non lo sapesse, il DCA sarebbe il disturbo del comportamento dell'alimentazione. È una categoria che comprende diversi disturbi, diverse malattie, come insomma quelli che conosciamo maggiormente sono ovviamente anoressia, bulimia, eccetera eccetera. Come sapete, tanti anni fa mi sono operata di slip gastrectomy per cercare di perdere peso dopo che avevo provato qualsiasi tipo di dieta, e io sono seguita da nutrizionisti e medici da quando sono molto piccola. Non è tanto una questione di cibo quanto una questione genetica mia, infatti soffro di iperinsulinismo che è portato dalla steatosi epatica, che è una vera e propria malattia, insomma un vero e proprio disturbo del fegato, che quindi mi ha sempre portato a prendere peso più delle persone normali, e quindi sono sempre dovuta essere seguita anche sotto il lato alimentare. Avendo avuto questi problemi da piccola, capite bene che la mente di una bambina non è come la mente di una persona adulta, come potrei averla adesso. Quindi quando ero piccola dovevo seguire una dieta, mi veniva sempre detto questo non puoi mangiarlo, questo non puoi mangiarlo. A volte mi veniva addirittura rinfacciato proprio il fatto che io mentissi. Molti nutrizionisti purtroppo non sanno fare il proprio lavoro, e quindi quando una bambina di 8 anni si sente dire no, tu mi stai mentendo, in realtà ti sei mangiata un pacco intero di merendine, quando in realtà non era vero. Sei piccola e a scuola ti devi portare la mela e poi vedi le tue amiche che hanno panini, cose super cicciose, buonissime. Ovviamente vedi tutto in maniera differente e ti chiedi perché io così e loro no, perché io anche se mangio una mela continuo a prendere peso, mentre loro, mangiandosi anche tutto quello che vogliono, sono sempre uguali. Quindi diciamo, quando ero piccola appunto non me la sono vissuta bene per niente, e piano piano tutte queste cose mi venivano inculcate in testa. Ma nel periodo adolescenza sapete meglio di me che c'è quella fase di devo andare contro tutte e tutti, fare quello che mi pare. Molto spesso mi capitava che uscivo da scuola, andavo, mi compravo la merendina e in quel momento era vero, me la stavo mangiando di nascosto, perché era come se la mia mente dovesse ribellarsi a tutte le costrizioni che aveva ricevuto fino a quel momento. E quindi con il passare degli anni, quando appunto ero ancora fase adolescenza, mi è capitato spessissimo di farmi delle grandi buffate. Ora, sicuramente non è una giustificazione, però ha inciso il fatto, mi venisse sempre proibita questa cosa di
non puoi fare questo, non puoi mangiare questo, eccetera, eccetera. Quindi io mi dicevo, ok, mi abbuffo tutto in una volta, ho il senso di colpa tutto in una volta e poi proseguo le mie giornate come se nulla fosse. Nascondevo carte, cose un po' in giro. A un certo punto mia madre ha scoperto questa cosa, insomma, ed è stato il periodo in cui ho anche cambiato nutrizionista, perché poi ho iniziato il percorso con un altro tipo di equipe. Questo nutrizionista è stato molto più bravo rispetto agli altri nel capire la situazione e essere un po' più flessibile con la dieta. Mi ha insegnato il modo giusto di mangiare. Poi appunto ho fatto le sedute anche dallo psicologo, come vi ho detto. Insomma, c'è stato un percorso un po' più complesso dietro. Però ecco, se vi devo dire, non avevo un bel rapporto con il cibo. Cioè, ero molto 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 spaventata. Anche dopo l'operazione io ho perso insomma 50 kg. Hai il terrore di mangiare qualsiasi cosa perché sai come reagisce il tuo corpo e di conseguenza hai paura di tornare a come eri prima. Quindi ho ridovuto imparare a mangiare un'altra volta, essere seguita poi da un nutrizionista, personal trainer, insomma tutta una serie di cose, tutto un percorso che devi fare e in cui sono tuttora. Quindi per ora vi dico, fortunatamente il mio rapporto con il cibo è un rapporto abbastanza sano. Io so come si mangia, so quello che devo fare, ormai l'ho capito. Purtroppo non posso mangiare come una persona normale sempre tutto quello che voglio, perché il mio corpo appunto reagisce in una maniera differente rispetto agli altri. Però allo stesso tempo ci sono giorni, ci sono volte in cui mi concedo quello sfizio, perché adesso la mia mente l'ha capito, non è quel singolo sfizio che ti togli una volta ogni tot che ti fa perdere, no, l'equilibrio del tutto. Anzi, vi aiuta proprio a mantenere lo stimolo sempre costante. Quindi qualsiasi tipo di problema voi abbiate, ripeto, ci sono sempre le persone di competenza a cui rivolgersi. Non fate mai troppo di testa vostra, soprattutto quando capite di avere un problema e vi scatta qualcosa, insomma, che vi fa dire ok, mi serve aiuto. Non vi nego, non vi voglio assolutamente negare che ci sono dei giorni in cui vorrei solamente ficcare veramente la testa dentro un pacco di patatine. Poi io ho un problema veramente con le cose salate più che dolci. Quindi mi rendo conto, quando ho appunto questo tipo di pensiero, che effettivamente devo ancora guarire, passatemi il termine, sotto questo punto di vista. Oppure ci sono volte in cui sto mangiando, tipo anche adesso io sono piena, perché anche il fatto insomma dell'operazione, il mio stomaco è più piccolo rispetto a una persona normale. Però io ho questa cosa davanti che mi piace, mi invoglia, io continuerei comunque a mangiarla. Ed è sbagliato, perché bisogna imparare anche ad ascoltare il proprio corpo. Quando sentiamo che siamo pieni e sazi, dovremmo, no, basta. Tante volte mi sono sentita male, letteralmente proprio sentita male, perché continuavo a mangiare nonostante io fossi già piena e sazia. Però la mia mente mi diceva no, devi continuare, devi finire. È un circolo, ragazzi, proprio un circolo vizioso. Ti mangi 6 gelati su 8, dici vabbè, che fai, cioè ne lasci 2. A questo punto ho fatto 30, faccio 31. Quindi ci sto lavorando. Ovviamente la maggior parte dei miei giorni ho una dieta normalissima, però c'è ancora tanto da lavorare. Sono sicura di non essere l'unica in questa situazione. E quindi piano piano, ripeto, si fa tutto. Adesso veramente questa la toglieremo. Mi piace sempre tanto fare questi video perché riesco a parlare con voi e rispondere appunto ai vostri argomenti, ai topic di cui volete che io parli. Quindi ecco, spero poi di leggervi nei commenti e di avere anche questo confronto con voi. Qualsiasi tipo di problema scrivetemi sempre su Instagram, lo sapete che vi rispondo. Detto ciò, vi mando un bacio grande, grazie ancora per tutte le domande che mi avete fatto. Ovviamente ne ho dovute selezionare solo alcune per questioni di tempo, ma farò questi video un po' più spesso, così potrò rispondere ancora più persone. Vi mando un bacio e ci vediamo molto presto. Ciao!